Buonasera e benvenuti a Caserta Sport 24. Anche stasera puntata ricchissima di ospiti e di argomenti. Come al solito partiremo con l'eccellenza e la promozione e una seconda parte molto molto interessante con ospiti di livello molto molto alto. Andiamo in pubblicità. Bentornati dopo la pubblicità, presentiamo subito gli ospiti, come di consueto il nostro vice direttore Emilio Bianchi. Buonasera. E un ospite inedito, il capitano del Treppini, Marco Di Matteo. Buonasera. E un gradito ritorno, Francesco D'Elena, capitano del Comprensorio. Buonasera. Emilio, il tuo classico punto. Beh, il punto parte dalle vicende, diciamo, extra calcistiche del Termoli, il quale in questa settimana ha passato veramente le penne dell'inferno sia per far allenare i giocatori che per portare a compimento la partita che si prospetta abbastanza ostica, quella di domenica prossima. Il Termoli è impelagato in queste vicende societarie a parecchi debiti, pare, intorno ai 200-300 mila euro. I giocatori pretendono e hanno pure diritto agli stipendi, cosa che non avviene da qualche settimana, per cui questa potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda la leadership del campionato. Il Termoli è insidiato dal Vasto Girardi, che in questo momento forse è insieme al Treppini la squadra più in forma, e poi stanno le squadre dell'Alto Casertano, appunto il Treppini e la Life, che sono lì a un passo già in zona playoff e tutto sommato sperano in qualche defiance del Termoli. Il Comprensorio Vairano, l'altra squadra casertana che disputa il campionato molisano di eccellenza, sta portando a casa una bella rimonta, sono 4-5 partite che non perde, anche se domenica scorsa poteva vincere. Poi chiederemo direttamente a Francesco. Quindi le tre squadre casertane in questo momento stanno disputando un buon campionato. Marco, qual è stata la partita della svolta? Voglio dire, ormai ci sono questi 6 risultati consecutivi, 4 vittorie consecutive. Secondo te, in quale partita si è capito che poteva essere una stagione, poteva svoltare la stagione? Ma io credo che la partita della svolta penso sia stata contro il Dauna, fuori casa, perché comunque noi nelle partite casalinghe abbiamo avuto sempre ottime prestazioni con anche buoni risultati, perché certo, le abbiamo vinte quasi tutte, le abbiamo vinte tranne un pareggio contro inizio campionato Lampano, sì, quando abbiamo giocato a Ilano. Invece nelle partite in trasferta abbiamo avuto sempre dei problemi, non dal punto di vista del gioco, perché secondo me abbiamo giocato anche delle buone partite, però magari sugli episodi venivamo puniti, magari un tiro da 30 metri, oppure non so, un calcio di rigore, un calcio piazzato, e quindi magari o pareggiavamo oppure abbiamo perso partite. E quindi penso la partita della svolta è stata a Dauna, dove anche con sofferenza abbiamo portato a casa i 3 punti. Benissimo. Francesco, questo pareggio 2-2 con il Rocco Ravindola nell'ultima di campionato. Un primo tempo e un inizio ripresa dove sembrava che il Rocco Ravindola avesse vita facile, poi? Poi c'è stata una, diciamo, paradossalmente con l'episodio a sfavore del calcio di rigore c'è stata l'espulsione. Diciamo c'è stata una forte reazione della squadra, in quanto anche con l'ingresso di Grillo in campo, che purtroppo è un giocatore che noi in questo periodo è mancato molto. E niente, siamo riusciti a fare il 2-1 e successivamente il 2 pari, poi diciamo ci poteva stare sia la nostra vittoria che la nostra sconfitta, però indubbiamente si è vista una grossa reazione da parte della squadra, perché sai, reagire in quel modo sul 2-0, un uomo in meno, non è, diciamo, da tutti fare una reazione del genere. Invece facciamo un salto indietro con Di Matteo, la partita di Campobasso, molto diversa dal turno di Coppa Italia. Sì,
Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti nelle formazioni, ma poi penso che il campionato, diciamo, c'è un'altra atmosfera e loro hanno messo tutto quello che avevano dal punto di vista del carattere, della determinazione, e quindi non è stato facile. Magari noi non abbiamo espresso tutte le nostre qualità in fase offensiva, però sono queste le partite che bisogna vincere, perché non è che bisogna sempre vincere Senti, 5-0 a o proposito di fase 6-0. offensiva, tu che hai avuto esperienza anche in Serie B, ma Napoletano è un giocatore che può ambire a giocare in formazioni di livello, diciamo. Ma sicuramente può ambire, perché un giocatore che segna tutti quei gol, penso che può segnare anche in Serie D, anche in Lega Pro. Non è... Diciamo, le differenze sono a livello fisico, a livello mentale, quindi dipenderà da lui se Questa è qualcuno. sicuramente la coppia più invidiata del girone. Ma sicuramente penso che siamo una bella coppia, ma non so se siamo la migliore, però sicuramente siamo una bella coppia. Io credo che fareste vincere il campionato, come adesso, a tutte le formazioni, dalla parte sinistra a salire. Allora, a proposito di formazione, passiamo alla classifica del dodicesimo turno di campionato. Ricordiamo, guida sempre il Termoli con 27 punti, Vasto Girardi 26, La Life 23, Treppini 20, Venafro 20, Gioventù Auna 19, Polisportiva Gambadesa 18, Olimpia Ricce 17, Sesto Campano 16, Rocca Ravindolo 14, Real Montenero 12, Macchia 12, Comprensorio 11, Campobasso 10, Pietramonte Corvino 8, Cliternina 6 e chiude la classifica il Casalnuovo. Proiettandoci direttamente sul prossimo turno, diciamo che i nostri ospiti, insomma, si scontreranno in quel di Venafro. Francesco, che partita potrebbe essere? Guarda, penso che sicuramente sarà una bella partita, diciamo anche giocare a Venafro sul sintetico, perché le possibilità c'era che si giocasse ad Alife, sicuramente aiuterà, diciamo, le squadre ad esprimere un gioco migliore. Per quanto riguarda noi cercheremo di fare una prestazione importante, come stiamo facendo da un periodo di tempo a questa parte, che sono Sì, appunto, come ricordiamo, ricordavate, venite erano da 5 5 risultati risultati ultimi utili. consecutivi, 2 Abbiamo, vittorie, 3 sì, perché pareggi. abbiamo, diciamo, abbiamo Avete trovato piano degli piano equilibri integranato? tattici, sono diventati giocatori importanti come Grillo, Volpicelli, che domenica non ci sarà, però comunque ci sono mancati in questo periodo, però siamo siamo in buona salute sicuramente, vogliamo continuare su Ricordiamo questa che l'anno marcia lì. scorso ci fu un pareggio spettacolare a Vairano 3-3 3-3. e poi ci fu Una invece rimonta La vittoria, pure. tra virgolette, di misura del Treppini 2-1 in casa. Marco, che Top. partita ti aspetti? Ah, sicuramente una partita dura, credo equilibrata. Peccato che insomma giochiamo a Venafro, però purtroppo il problema del campo per qualche tempo ancora ci sarà e Stanno quindi lavorando, stanno lavorando, ho visto che quindi stanno lavorando comunque. ci dobbiamo adeguare. Credo sarà una partita difficile, quindi dobbiamo mettercela tutta per superare questo avversario. Ricordiamo anche il tredicesimo turno di campionato, ci sarà Cliternina Casalnuovo, Gioventù Campobasso, Macchia Vasto Girardi, Pietramonte Corvino Alife, poi magari Emilio ci dirà com'è la condizione di Alife, Real Montenero Olimpia Riccia, Rocca Ravindola Polisportiva Gambadesa, Termoli Sesto Campano, ammesso il caso che si gioca, ma molto probabilmente si giocherà, e Treppini Comprensorio. La Life, dicevi della Life, la La Life, Life lo se scorso avesse Di weekend. Matteo, se avesse Di Anche Matteo è napoletano, vincerebbe il campionato a mani basse, perché... se stranamente ha sofferto un Ma sì, ha pochino sofferto nello perché scorso fine Life settimana con la Cliternina. non ha punte a livello alto. C'ha questo trequartista che è molto bravo, Di Gregorio, che farebbe comodo anche a Piedimonte, secondo me. Ma purtroppo all'attacco c'ha dei giocatori che non hanno fatto neppure un gol, sembrerà strano. Ma gli attaccanti della Life non hanno fatto neppure un gol in tutte queste 12 giornate di campionato. Hanno segnato dei centrocampisti. Loro hanno una cosa buona ed è la difesa, una difesa ermetica con un Pacilio bravissimo a dettare i tempi. E domenica scorsa, dicevi, hanno sofferto con la Cliternina. Sì, la Cliternina si è chiusa dietro. La Life non ha disputato la migliore partita, ma credo che la Life è fatto così, giocherà le sue partite
sperando di mantenere sempre questa difesa forte e nei gol di Gregorio. Le ultime dallo spogliatoio? Guarda, le ultime dallo spogliatoio, diciamo che siamo squalificati, squalificati, abbiamo il Piccelli squalificato e infortunato Morrone, e per il resto siamo il Grillo, appunto, ripeto, che si è tornato, diciamo, quasi al, diciamo, in condizione ottimale. Domenica è entrato 20 minuti e siamo, diciamo, al completo. Per quanto riguarda il Treppini? Noi abbiamo Savoia squalificato e poi siamo al completo con Dybala che sta rientrando, quindi penso per la settimana prossima dovrebbe essere pronto anche lui. Per quanto riguarda il risultato, visto che ormai è da qualche puntata che stiamo giocando Marco, su questa situazione, Marco, che ti aspetti? Dai, sicuramente mi aspetto una vittoria, quello che spero, e poi il risultato anche 1-0 va bene. Francesco? Sì, dai, 2-1 vinciamo. Andiamo in pubblicità e poi seconda parte molto molto interessante con gli ospiti che ho citato prima. Siamo tornati in studio, sono cambiati gli ospiti, alla mia destra Stefanino De Maria, voce storica della Casertana. Buonasera. E alla mia sinistra c'è un'omonimia, sono parenti, Umberto De Maria, salve, con cui parleremo, approfondiremo sulla Juve Caserta. Facciamo soltanto un minutino, lo dedichiamo alla promozione perché prima siamo andati in pubblicità. Si è giocato il 12° turno. La classifica attuale del campionato cadetto regionale è Lupi Coglionesi 27, Campo di Pietro 25, Frentania 22, Bois 19, Baranello 19, Roseto 18, Rocca Sicura 18, Cerce Maggiore 16, Real San Martino 15, l'FVP di Piedimonte 14, Sant'Eliana 13, Spinete 12, Castel Mauro 12, Carullo 11, Real Prata 10, Calcio Petacciato 9, Torre Magliano 9. Per quanto riguarda le Matesine, diciamo che è stato un turno in chiaroscuro. C'è stato il pareggio dell'FVP 2-2 casalingo con il Sant'Eliana. Continua il trend positivo invece della Carullo, che vince a domicilio con la seconda in classifica 2-1 con la Frentania. E sconfitta di misura invece per quanto riguarda il Prata a Torre Magliano per 1-0. Il prossimo turno, velocemente, Campo di Pietra Roseto, Castel Mauro Cerce Maggiore, Frentania Piedimonte, Real Prata Calcio Petacciato, Real San Martino Baranello, Sant'Eliana Bois, Spinete Carullo, Torre Magliano Rocca Sicura, Riposo i Lupetti Coglionesi. Approfittando della presenza così importante di due voci, insomma, storiche dello sport e del calcio e del basket casertano, una prima domanda: ma Romaniello che personaggio è? Beh, a parte che è una persona educata, è una persona mite, tecnicamente molto preparato, e la cosa importante è che sa dialogare a bimis con i giocatori e ha saputo intessere un rapporto umano qualificante, al punto tale che effettivamente io ne parlo anche con i giocatori della Casertana e sono tutti contenti del proprio allenatore, perché loro preparano le partite tranquillamente negli spogliatoi. Infatti, se ci fate caso, vedendo, assistendo alle partite della Casertana, Romaniello raramente si agita e sta fermo vicino alla panchina, perché sa già, in seguito alle disposizioni date, che cosa dovranno produrre i propri giocatori in campo. Infatti, è bellissimo. Abbiamo raccolto in settimana delle dichiarazioni di Romaniello che praticamente diceva di tenere i piedi a terra, si è fatto tanto, ma bisogna ancora avere tanta fame di calcio. Penso che eravamo a Cellule d'estate, ad agosto, a giocare un amichevole con la Sestana, e io, avendo notato che la squadra comunque era composta da piedi buoni, alcuni giocatori li conosciamo già, ovviamente, altri li costatavamo, ebbi a dire, finiamolo di parlare di salvezza, perché questa squadra
può effettivamente ambire a qualcosa di più importante. Ebbene, lui disse una frase particolare, disse: ci sono soprattutto i giovani ai quali noi dobbiamo lasciare un obiettivo pregnante, importante e di base. Se incominciamo a parlare di playoff, questi perdono la testa. E in effetti lui ancora per questo continua a parlare di salvezza, l'ho sentito pochi giorni fa, ci mancano 16-17 punti per la salvezza. Però da i numeri della Casertana di quest'anno sono importanti. Ma la Casertana sta vincendo e sta convincendo. Viene da 4 vittorie consecutive, 3 di campionato più la partita di Coppa con l'Ischia, 11 gare ufficiali. In 11 gare ufficiali è rimasta inviolata 7 volte la porta di Grandi Agnello. Sì. Ha una delle migliori difese, se non la migliore difesa del campionato. Sì, sì. Quindi non è... E anche il migliore attacco adesso, con i 4 gol rifilati all'Agragas. Ecco, ma questa partita così particolare, un Agragas che fa 1-1 a Catania, e poi ne prende 4 dalla Casertana. È una squadra tosta, però non c'è stata storia, perché la Casertana, i giocatori della Casertana saltano addosso agli avversari, ne limitano a loro la respirazione, gli tolgono l'ossigeno, e molti giocatori, lo disse anche Pippo Vangaro quando venne in Catania, ci hanno tolto l'ossigeno, non ci hanno dato la possibilità di organizzare il nostro gioco, e la Casertana sa fare un pressing a tutto campo proprio per creare subito, per imporre il proprio gioco, annichilendo i tentativi di ripartenza degli avversari. In effetti, in questa unica sconfitta, diciamo, di questo ultimo mese a Cosenza, c'era stata una prima fase molto importante della Casertana e poi un blackout a un quarto d'ora dalla fine. Ma la Casertana, infatti, lo dissero i giocatori, soprattutto Mangia Casale in sala stampa, si assumevano la responsabilità perché erano caduti nello stato di crogiolarsi a controllare la partita con il vantaggio dell'1-0. Poi c'è stato praticamente quell'errore difensivo di Murro che non saltò e fece colpire di testa il centrale difensivo del Cosenza sulla palla inattiva. Poi persero una palla a centrocampo sanguinolenta e arrivato a quel punto a 10 minuti alla fine ebbero difficoltà. Però soprattutto almeno il pareggio a Cosenza poteva essere conquistato, e poi quello che fa gridare alla vendetta e fa strappare i capelli sono i 2 punti persi con il Matera in casa. Il Matera adesso si sta riassestando. Questo succedeva a inizio stagione. E De Angelis sbagliò anche un rigore e la Casertana mandò alle Ortiche almeno 7-8 occasioni clamorose e la partita finì 0-0. Quei 2 punti ci pesano tantissimo in classifica. Alla luce di tutti questi risultati, può essere definito uno dei gruppi migliori avuti a Caserta, diciamo, negli ultimi 20 anni? Di sicuro, perché esprimono anche un bel gioco. Dovunque io la seguo, faccio le radio cronache, la radio prima rete, la seguo dappertutto, a Lecce, a Catanzaro, a Castellammare, dovunque siamo stati, tutti gli allenatori, i dirigenti, i giocatori locali hanno riconosciuto che la Casertana non ha rubato nulla. Ecco, questo è implicitamente l'ultima battuta. Che partita potrà essere con la Lupa Castelli? Sì, sono quelle partite a rischio. Sulla carta non dovrebbe esserci partite, perché la Lupa Castelli le sta prendendo di brutto dappertutto, è penultimo in classifica, è una squadra fatta di giovani, però possono, proprio queste partite potrebbero essere prese sotto banco. Io ho parlato con i giocatori, è loro intenzione approcciarsi al big match di quell'altro lunedì 30, tra l'altro ricordiamo alle ore 20 sul Rai Sport 1 in diretta, ci sarà Foggia Casertana allo stadio Zaccheria. E praticamente sarà un esame di sbarramento quello per la Casertana. La prova del 9, insomma. Sì, bravo, sì. E quindi loro tenteranno di guadagnare quanto più possibile in classifica. Per arrivare perché, a quella partita. Perché sabato la Casertana, diciamo, è attesa dalla partita praticamente sulla più carta, quella più abbordabile. Bravo. Mentre invece le inseguitrici avranno dei turni particolarmente ostici. Passando all'altra sponda di Caserta, alla Juve Caserta,
a Pistoia, che partita è stata? Che è successo, infatti? Cosa è successo? Ma Pistoia, come tutti sanno, era anche un derby casertano, perché sulla panchina di Pistoia c'è Enzo Esposito, Casertano, che tanto ha fatto di buono l'anno scorso, nonostante insomma, la retrocessione. Anche Sandro Dell'Agnello dice abbiamo bruciato il primo quarto, sui social molti, anche altri colleghi giornalisti hanno detto sì, vabbè, durante la gara non siamo riusciti a creare quel break decisivo, eccetera. Però noi siamo stati anche più 7 nella seconda parte del match, ma il basket è bello perché si gioca fino all'ultimo secondo, l'ultimo minuto, ovvero gli ultimi 10 secondi di questa gara. Ci siamo giocati praticamente la vittoria, ed è stato fatto, secondo il mio parere, un errore fondamentale, quello di avere la palla in rimessa offensiva, quindi sulla metà campo avversaria, con 10 secondi da giocare, 79 pari, bonus a nostro favore. C'è stato Cinciarini che si è inventato un tiraccio da fuori, anziché andare dentro, prendersi il fallo, anche perché gli arbitri stavano fischiando tutto, e quindi bastava un tiro libero a qualche secondo alla fine e non saremmo arrivati al tempo supplementare, dove poi alla fine erano usciti già Jones e Siva. Pistoia ha stravinto, tant'è che il punteggio finale di più 9, diciamo, è bugiardo, perché la gara insomma praticamente si è giocata, cioè, si è risolta alla fine dei tempi regolamentari. Facendo un passo indietro, qualche puntata fa ci si è venuto a trovare. Sì. In quel momento la Juve Caserta aveva una situazione da un punto di vista infermieristico molto particolare. Allo stato attuale? No, allo stato attuale i problemi sono stati risolti, perché Siva è tornato in campo finalmente, è stato, diciamo, ha fatto il suo ingresso in campo e il suo ingresso nel campionato italiano contro Capo d'Orlando, infatti Caserta ha stravinto con Capo d'Orlando. Jones anche lui è stato recuperato per lo stesso match, quindi diciamo la squadra al completo, però attualmente c'è un fulmine al ciel sereno che è scoppiato in questa settimana. In realtà Amoroso non si è allenato per un problema al ginocchio, ma non si è allenato anche per una questione, per uno scontro che ha avuto verbale con l'allenatore Sandro Dell'Agnello, poi si saprà qualcosa nelle prossime ore. Ma con tutta probabilità ci sarà l'addio di Amoroso alla Juve Caserta, e due saranno, diciamo, i papabili sostituti: o Dejan Ivanov, che è in uscita da Torino, l'ex pivot nostro della Juve Caserta, della Passareggia, che l'anno scorso ha dato una grande mano a Caserta, e infatti il pivot titolare DJ White è già rientrato nelle fine della manita al Torino. Oppure ci sarà la possibilità di schierare, e questo avrà anche una risoluzione anche dal punto di vista economico, con Linton Johnson, perché Linton Johnson, l'ex pivot della City Gas Avellino, è sposato con una ragazza di Caserta. Infatti in questa settimana, in questo periodo, l'ultimo mese, lui innanzitutto è un free agent, non ha procuratori, ma si sta allenando al Pala Don Bosco a Caserta. Dunque, diciamo, è una persona che può essere buttata, fatta entrare in squadra da un momento all'altro. Però alla luce di tutto ciò c'è comunque un incontro chiarificatore, bisogna vedere un po' Amoroso che cosa vuole fare, con il presidente Iavazzi. Domani mattina ci sarà questo incontro col massimo dirigente casertano, dove si spera. Alla luce di tutte queste argomentazioni, come si sta vivendo la vigilia della partita di Cantù? No, squadra... Cantù viene a Caserta, esatto, Cantù ostica, esatto. Ma Antonio, guarda, in realtà il campionato di quest'anno, io l'ho anche scritto, è ancora più debole dell'anno scorso. Ci sono delle squadre, cioè non esistono più squadre cuscinetto, anche perché domenica scorsa si sono verificati due cose assurde che nessuno avrebbe scommesso. La sconfitta di Milano sul campo della Manita al Torino, neopromossa in Lega Basket, e i campioni d'Italia che sono andati a cedere, a regalare due punti sul campo della Obiettivo Lavoro Bologna, che è l'ultima in classifica. Quindi, insomma, di che stiamo parlando? È ancora tutto da giocare. Ci sono, la coda si muove. Appunto, la coda si muove. Nessuno è, diciamo... Allo stato attuale del...
delle ultime giornate giocate, ricordiamo che Caserta praticamente occupa una posizione di centro classifica. Ma siamo a sei punti, siamo a sei punti, abbiamo bruciato questa potenziale vittoria a Pistoia. Adesso Sandro Dell'Agnello, giustamente contro la Betaland, dopo la vittoria con Capodorlando, ha detto: meno male, adesso possiamo guardare sia avanti che dietro, insomma abbiamo un po' di spazio, siamo tranquilli. Ma attualmente con i risultati di domenica nessuno è tranquillo. Un'ultima proprio battuta, sì, sembra insomma che a Caserta da un punto di vista calcistico sia ritornato l'entusiasmo e la gente sta segue e le partite al quinto insomma sono particolarmente seguite. Al Palamaggio invece? Palamaggio quest'anno hanno superato anche i 2100 abbonamenti circa, quindi diciamo di gran lunga superiore all'anno scorso, ma più che altro c'è stata diciamo sulla scia del ripescaggio, perché Roma ha rinunciato, Caserta da che era retrocessa è stata ripescata, comunque grande entusiasmo c'è. Ma siamo intorno ai 4000 spettatori, 3500-4000 spettatori per ogni gara. Ne può dare anche a Caserta anche intorno a 2500-3000 per la partita di sabato prossimo alle 5:30 si gioca lo Stato Pinto con il Castelli Romani. La società ha ridotto ancora di più i biglietti per i due settori. Ma quindi vedo che molto spesso dal sito ufficiale insomma ci sono iniziative volte a invogliare le persone insomma, a ritornare allo stadio, a tifare. Sì, no, ma c'è molto entusiasmo, tra l'altro domenica ad Agrigento c'erano, e penso che a l'una di notte quando è arrivato il pullman con un ritardo dell'aereo di 2 ore, c'erano oltre 200 tifosi entusiasti a fare cori e selfie con i giocatori fuori allo stadio Pinto, quindi è bellissimo questo, c'è infatti, trovato entusiasmo. A mia memoria non ricordo una Casertana calcio a 4 punti, in vetta alla classifica a 4 punti sulla seconda. Quindi no, se tu pensi che mancavamo dalla Serie C, dalla Lega Pro da 23 anni, infatti, è un momento da sogno, stiamo realizzando un sogno. L'ultima battuta la faccio con il decano giornalisti casertani. Proprio giusto per trovare forse l'unico lato negativo della stagione, questo rapporto casertana-comune. Sì, una battuta a volo. No, è l'unica delusione del socio di maggioranza, il dottor Lombardi, ricordiamo il presidente, il dottore Corvino. Lui si lamenta perché Caserta non gli ha dato quasi niente. Aveva chiesto, gli avevano promesso il sintetico, perché lui col sintetico allo Stadio Pinto potrebbe far sbocciare veramente tutte le categorie dei vari settori giovanili, e lui crede in questa attività. L'unica non cosa c'è tanto questa. Feeling con questo commissario prefettizio, la dottoressa Nicoletti. Nicolò, dottoressa Nicolò, che purtroppo è chiaro, è stata mandata dal prefetto, rappresenta lo Stato e non può uscire fuori da quelli che sono gli obblighi suoi istituzionali. Però ecco, l'abbiamo visto, comunque è stato disponibile, hanno sottoscritto l'accordo per la gestione del campo. Almeno da questo lato siamo tranquilli, poi si vedrà. È chiaro, alcuni dicono andiamo in Serie B, ma il campo, io parto dal concetto, è una problematica, bravo, una problematica, andiamoci in Serie B, poi dopo valuteremo dove e come giocare. Molto bene, è davvero tutto, un saluto particolare agli grazie ospiti di stasera, è davvero tutto, dicevo, con Caserta Sport 24, buonasera.